Care amiche e amici, salve di nuovo. Al più presto farò dei nuovi video, soprattutto nel mio angolo letterario. Per il momento vi mando i miei più sentiti ringraziamenti per seguirmi. Mi avrete già visto i miei video almeno 5.000 volte. So che YouTube inserisce come quelli che visitano la sua pagina principale come suggerimento quello di iscriversi al mio canale, perlomeno in Italia, e quindi questo significa che ho avuto qualcosa di successo. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e spero che anche tutti quelli che vedono i miei video si iscriveranno al mio canale e votino mi piace ai video che gli piacciono. Questa mattina mi sveglio e vedo a Rai International, che alcune volte la chiamano Rai Italia, il TG3, e parlano delle elezioni adesso amministrative. La cosa più interessante è che hanno trattato come una notizia senza importanza il fatto che ci sia stata un'astensione addirittura di più del 50%, e poi iniziano a parlare di chi vince, di chi perde, 48%, 50%. Sulla base di quali consensi vanno a vincere o perdere? In pratica non li vota quasi nessuno. Poi tutti i politici si presentano a parlare e dicono: ma è stato un problema di comunicazione. Certo, adesso gli italiani sono stupidi, che se non gli parli bene, magari non capiscono che devono andare a votare o che bisogna convincerli, no? È incredibile. E quello che mi meraviglia è che ormai la politica non è più in grado di stupirmi. Ma come si può parlare così? Si vede che invece gli italiani sanno quello che fanno. Da più di 20 anni hanno visto che tutti hanno lo stesso linguaggio, che poi fanno tutto il contrario di tutto. Scandali, corruzioni, tangenti, un giorno dietro l'altro, che addirittura nei giornali finiscono in seconda o quarta pagina o all'ultimo foglio del giornale. La prima pagina destinata ai politici onesti rimarrà sempre in bianco, magari. Però tutti i politici vanno a dire: è un problema di comunicazione, no, è un problema che gli italiani si sono rotti i coglioni e non vogliono più votare. Vabbè, detto questo della politica, magari un movimento Saint-Etienne ci avrebbe più successo. Io non so se mi presterei a presentarmi come segretario generale o magari sarei troppo occupato a caricare video in YouTube. Però ancora una volta grazie, comunque la cosa più importante per seguire i miei video, per iscrivervi al canale e votare mi piace. E tratterò in questi giorni di fare dei video sui libri soprattutto, che ho letto e che voglio condividere con voi. Grazie di tutto il vostro appoggio. Ciao e alla prossima. Per il momento sono molto occupato, non so se potrò caricare dei video.